mercato avrebbe fruttato 150 milioni di euro la cocaina sequestrata a bordo di una nave al largo del Lido di Venezia, 850 kg di polvere bianca nascosta nei condotti di aereazione, a dare la notizia alla Premier Meloni. Assaltata nella notte l'azienda Orafa Oro Catena in zona Cabaroncello a Bassano del Grappa, il bottino potrebbe aggirarsi intorno al 500.000 di euro. Reperti non richiesti tra quelli depositati al laboratorio dei RIS di Parma, stop alle perizie del caso una bomber che si arresta ancora una volta. È morto in ospedale l'anziano che lunedì armato di ascia si era presentato ai servizi sociali del comune di Este. La procura dispone l'autopsia. È caduto da 6 metri di altezza e ha battuto violentemente la testa. Un operaio di 27 anni di Pionca di Vigonza è in coma farmacologico. Ancora una volta l'allevamento di asini di Ernesto Rigoni è stato colpito dai lupi. 2 razzie di fila, un'altra asina predata e il pollame ucciso e l'allevatore non ce la fa più. La chiesa di Santa Croce a Treviso diventa palcoscenico per ospitare la tragedia greca. Ogni rappresentazione sarà preceduta da un'introduzione di Massimo Cacciari e Luigi Garofalo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali il sequestro dei record che è stato effettuato dalla Guardia di Finanza su una nave al largo del Lido di Venezia. 850 kg di polvere bianca, non ci sono di fatto precedenti a darne notizia la Premier Meloni. Quasi 10 quintali, 850 kg di cocaina suddivisi in 570 panetti sono stati sequestrati a bordo di un mercantile fermo in rada al largo del Lido di Venezia, provenienti dal Sud America. Questa mattina Venezia si è risvegliata con la notizia dell'ingente sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza, venuta alla luce solamente per le congratulazioni giunte ieri sera dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal Ministro Giorgetti. Un maxi sequestro per il quale la Procura veneziana ha voluto mantenere il massimo riservo. Le uniche dichiarazioni sull'operazione, infatti, derivata da un'indagine internazionale seguita dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, sono giunte solamente dalla politica locale e nazionale. Questa operazione dimostra l'efficacia di una grande azione di tutela, vigilanza e di repressione di alcuni reati. È evidente che vi sono delle circostanze tali che oggi il crimine, che è un crimine sempre più transnazionale, viaggia anche attraverso strumenti che probabilmente superano anche la nostra fantasia. La droga era destinata con tutta probabilità alla Sicilia, tra gli scali obbligati dell'imbarcazione. Questo maxi sequestro, tra l'altro, arriva dopo quello di lunedì eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania, che ha trovato 2.000 kg di droga in acqua lungo il canale di Sicilia e che sul mercato avrebbero fruttato oltre 400 milioni di euro. L'attenzione della Guardia di Finanza sulla tematica del traffico di sostanze stupefacenti è sempre elevatissima. Elevatissima non soltanto perché la droga è una sostanza comunque nociva per l'essere umano, ma soprattutto è anche in considerazione degli elevati profitti che genera il traffico di sostanze stupefacenti, e che quindi va ad arricchire e potenziare le organizzazioni criminali che operano questa attività illegale. Assaltata nella notte un'azienda Orafa di Bassano del Grappa, scene di vero e proprio Far West. Un'azione pianificata nei minimi dettagli, un vero e proprio colpo da film, quello messo a segno nella notte all'azienda Orafa Oro Catena di Via Maggio a Bassano. Un assalto studiato e preparato attentamente, la banda ha rubato 5 mezzi, ha bloccato le 3 strade di accesso al laboratorio, poi ha sfondato cancello e portone puntando direttamente alla cassaforte che ha fatto esplodere con delle bombole di acetilene. Questo è il punto di Via Maggio dove i malviventi hanno fatto il primo blocco stradale utilizzando i mezzi rubati prima dal magazzino comunale e questa panda che è stata rubata da un'officina. L'azione è durata pochi minuti. I malviventi, 3, forse 4, si sono mossi con grande sicurezza, immortalati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. La di esperti, velocissimi, sapevano perfettamente come muoversi dentro l'azienda.
Nel giro di 6-7 minuti sono riusciti a agire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, avvertite anche delle varie vigilanze private, però no, ovviamente erano già scappati. Traumatico, perché ovviamente lo pensi sempre, lavorando nel settore orafo possa succedere, però si pensa sempre di prendere tutte le precauzioni possibili, però quando succede ti accorgi che in qualche caso la malavita è sempre un po' più avanti di noi. Dalla cassaforte i ladri sono riusciti a rubare oro e metalli preziosi, con il bottino, il cui valore è in corso di quantificazione ma potrebbe aggirarsi intorno al 500.000 di euro. Sono fuggiti a piedi verso nord, scavalcando questa recinzione. L'hanno rotto loro, non so se per entrare o per uscire. C'era la vasca qua delle batterie, erano tutte spostate, io ho sistemato adesso. Sul colpo, l'azienda Oro Catena, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Bassano e del nucleo investigativo di Vicenza. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi della stessa banda che ha assaltato a fine gennaio la ditta Livior di Romano De Zelino. Un anziano è stato travolto questa mattina da un pirata della strada, è gravissimo in ospedale, è successo a Villorba lungo la strada Postioma. I carabinieri sono sulle tracce dell'auto o del camion che ha investito questo 77enne che si trova in gravissime condizioni al Cafoncello. Tutti i dettagli ovviamente e gli aggiornamenti nel corso del telegiornale di Treviso. E noi ritorniamo a Venezia per un'operazione dei carabinieri. Erano finite ad un'asta illegale sul web dopo essere state rubate le due terracotte della Magna Grecia del IV secolo a.C., nere con figure rosse, caratteristiche dell'epoca di fabbricazione Apula, cioè riferite all'attuale regione Puglia, e riconsegnate alla soprintendenza stamane dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale, che avevano fatto partire l'indagine, ancora in corso, proprio da qui, da Venezia, incrociando oggetti in vendita con la banca dati dell'Arma relativi alle opere d'arte sottratte. Indagine risalente al 2021, cioè in pieno lockdown, quando le aste si tenevano esclusivamente via web. E quindi incominciano a incuriosirci, verifichiamo i documenti, diciamo, attestanti la loro detenzione, tutti i vari passaggi di mano, come si suol dire, cioè di proprietà delle due ceramiche, e arriviamo a identificare i due soggetti che li detenevano. E complessivamente sono state deferite all'autorità giudiziaria 8 persone per ricettazione di beni culturali. I due reperti, di particolare fattura, integrità e valore storico-artistico, sono ora nelle mani della soprintendenza di Venezia. Si trattava di ceramica abbastanza di pregio, come potete immaginare, che veniva utilizzata come corredo funerario all'interno di sepolture, ovviamente di personaggi facoltosi. Finiti gli studi della sovrintendenza, le opere verranno esposte al pubblico in un museo cittadino. È un'operazione importantissima perché restituisce l'arte e la bellezza ai legittimi proprietari, ovvero alla collettività, e quindi la soddisfazione intanto, e poi l'auspicio che qui a Venezia possano trovare accoglimento. Caso una bomber, c'è una nuova battuta d'arresto. Le operazioni del RIS di Parma, disposte dalla Procura di Trieste sui reperti del caso una bomber, sono state sospese. L'elenco dei reperti inserito nel conferimento di incarico non coincide con alcuni reperti consegnati ai due periti nominati dal GIP. All'apertura degli involucri spediti dalla procura è stato scoperto che essi contenevano altro materiale, diverso dagli oggetti elencati nel provvedimento, materiale non richiesto dalla procura, il che ha indotto i consulenti della difesa dei fratelli Elvo e Galliano Zornitta ad opporre semaforo rosso. Il collegio ne ha recepito le osservazioni e ora chiede all'autorità giudiziaria di definire il materiale da cui estrarre le tracce del DNA. Ovviamente, come sottolinea l'avvocato Paolo Dell'Agnolo, che tutela Elvo Zornitta, indagato per anni prima che l'inchiesta fosse archiviata dopo la manomissione di un lamierino, tale precedente ha un peso notevole per quanto concerne questi ulteriori sviluppi. I nuovi accertamenti sono stati sollecitati da un'indagine del giornalista Marco Maisano e da due vittime di una bomber. Come sapete, nella giornata di oggi un treno merci è deragliato in zona Firenze. Ripercussioni anche sul traffico in Veneto.
50 treni cancellati, specie quelli dell'alta velocità, da Venezia verso Roma e Napoli centrale, così come su Milano e Torino, generando caos e lunghe code alle biglietterie stamane già dalle 7 alla stazione di Venezia come quella di Mestre e così in tutta Italia. I disagi causati dal deragliamento di un carro merci a Firenze nella notte appena trascorsa. Almeno 8 le carrozze finite fuori sede con l'interruzione per danneggiamento di tutta la linea elettrica, fortunatamente senza il coinvolgimento di feriti. Fin dall'accaduto è sembrato chiaro al reparto tecnico delle ferrovie che non si sarebbe potuta ripristinare la circolazione nel giro di poche ore, ovvero in tempo per consentire la percorrenza almeno ai treni del mattino, specie ad alta velocità, di partire sia pur con qualche ritardo. Dalle 12 ripresa la circolazione sulla tratta interessata dal guasto, Milano-Venezia-Roma. A Pionca di Vigonza per un drammatico incidente sul lavoro. Sono molto gravi le condizioni di un 27enne di Pionca di Vigonza, vittima di un incidente sul lavoro. Il giovane, tecnico di un'azienda di manutenzioni di caldaie e climatizzatori, è caduto da un ponteggio e ha sbattuto con violenza la testa a terra. Secondo le prime ricostruzioni, stava installando un condizionatore quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto da un'altezza di circa 6 metri. Immediatamente soccorso è stato trasportato all'ospedale di Padova, operato alla testa e posto in coma farmacologico. Le sue condizioni sono molto gravi. Rimaniamo nel Padovano perché è deceduto all'improvviso all'ospedale di Schiavonia l'uomo che lunedì a Este aveva minacciato con un'ascia i dipendenti dei servizi sociali del comune. La Procura della Repubblica di Padova ha disposto un'autopsia. È morto in ospedale a Schiavonia, dove era stato ricoverato nel reparto di psichiatria l'uomo di 67 anni che lunedì mattina ad Este aveva seminato il panico presentandosi nella sede dei servizi sociali brandendo un'ascia e minacciando i dipendenti. Il pensionato Moreno Formaggio, dopo essere stato disarmato e calmato dai carabinieri e dalla polizia locale, si era convinto a salire in ambulanza per un ricovero in ospedale. Era in forte stato di alterazione, forse gli è stato somministrato un calmante. L'uomo soffriva di qualche patologia, ma quel giorno, al di là della forte agitazione, sembrava stare bene. Il pubblico ministero della Procura di Rovigo perciò ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte avvenuta 2 giorni dopo il tentato assalto ai servizi sociali. Lunedì mattina il 67enne, che era già seguito dagli uffici comunali, era arrivato con un'ascia chiedendo un contributo economico. Vedendolo armato, i dipendenti comunali hanno subito chiamato i carabinieri che dopo una trattativa lo hanno convinto a lasciare l'ascia appena acquistata in una ferramenta. Poi ricovero in ospedale in attesa di trovare una sistemazione in una struttura che lo potesse seguire in un percorso di sostegno. Ieri mattina invece all'improvviso il decesso. Di predazioni del lupo parleremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, vi dicevo, predazioni del lupo, andiamo sull'altopiano di Asiago. Non c'è pace in altopiano dove i lupi sono tornati in azione questa notte, colpendo nuovamente l'allevamento di asini di Ernesto Rigoni a 2 passi dal centro di Asiago. Un branco aveva aggredito l'altra notte gli animali a pochi metri dall'abitazione, mangiando un asinello e terrorizzando i cani da guardiania dell'allevatore. E stanotte sono tornati. Questa mattina mi sono alzato verso le 8, ho trovato un'altra asina sguaranata vicino a quella di ieri, a 7-8 metri, non hanno neanche toccato la carcassa di quello di ieri. Hanno mangiato, ucciso questa asina che era incinta, prossima al parto. La carcassa dell'asino predato l'altra notte non è stata nemmeno toccata. Poi i lupi si sono dedicati con calma al pollame del signor Rigoni. Inoltre hanno mangiato degli occhi, una tacchina, vuol dire che era già verso le 7 di mattina, 6 e mezzo. Ecco. Dopo la razzia i lupi sono tornati nei boschi e il branco è stato avvistato nei pressi di Gallio. E dopo li hanno visti, difatti mi hanno detto che qua sopra Gallio, sopra il Gasta, quasi nella zona residenziale, li hanno visti passare verso le 7, 7 e un quarto, erano 4-5 lupi in mezzo alla strada proprio, erano panciuti, pieni di mangiare, sicuramente erano quelli che sono venuti a casa mia. Ernesto Rigoni non ce la fa più e già da un pezzo sta pensando di chiudere l'allevamento, già colpito molte volte dai selvatici. Dopo la predazione dell'altra notte si era sfogato dicendo che se non fosse cambiato nulla avrebbe portato il suo gregge in municipio come forma di protesta. Ora la resa è ancora più vicina. Sono così deluso che guardi, no, non ho parole, ecco, non le dico niente, basta.
Tutto c'è il meteo, buona serata. Ad accogliermi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, la pressione atmosferica aumenta e il tempo migliora. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 21 aprile evidenzia una residua variabilità fino a parte del pomeriggio con qualche rovescio. In seguito tendenza a diradamento delle precipitazioni fino ad esaurirsi ovunque entro fine giornata. Temperature in ripresa, minime tra 6 e 12 gradi, massime tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui al mattino avremo molte nubi, saranno probabili dei temporali a carattere sparso, alternati a schiarite. In serata deciso miglioramento. Temperature minime tra 9 e 10 gradi, massime oscillanti tra i 17 e i 18 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà molto nuvoloso, con precipitazioni ma in esaurimento e con schiarite più ampie la sera. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Sarà Conegliano.